Ok, siamo tornati, abbiamo dovuto fare un giro lungo visto che non ci ha spawnati qui all'ingresso di Nord London, ma praticamente all'ultimo falò, quindi è toccato riuscire a riandare. Adesso io devo riprendermi quel fottio di anime che mi sono portenuto a casa. Mi sono portato a casa prima. E adesso addentrarsi in allegria da Nord London, con tutto ciò che ne conseguirà, appunto. E di nuovo tunnel meraviglioso e ci muore. E siccome non ho voglia di fare la nottata, io vado avanti, arrangiatevi. Ed è chi c'è qua. Sicuramente un bel posticino, non c'è che dire. Soprattutto mi complimenti all'architetto per la veranda, che si è sbizzarrito. Vedo un falò già bello illuminato. Direi che tutte ste anime le usiamo per salire di livello. Diamo qualcosa anche alla vitalità, che effettivamente ne abbiamo bisogno. Forse dovevo lavorare anche un pochino sulla stamina. Non è vero mai niente. Però aspetta, abbiamo a questo punto l'anima di quella che è il nucleo del golem. Fanculo, li usiamo, perché tanto non credo potremo fare grandi cose al di fuori. Quindi tanto vale. Un altro livellino alla stamina l'abbiamo dato. Addentriamoci in questo inferno e purgatorio che è a Nord London. Oh, sono spaventato. Era un ascensore, mica me ne ero accorto. Un altro che va in automatico. Allora, esploriamo la situation, che ci sono tante cose interessanti. Sicuramente non è vero, non c'è un cazzo. Va bene. Ah! Quello è un gargoyle, giusto? Ahia. Sì, è esattamente un gargoyle. Che non sta fermo un attimo, soprattutto. Vabbè, faccia un po' come cazzo vuole lei, Colpo. Vabbè, sì, un colpo l'ha dato lui, un colpo l'ha dato a me. Sì, ma avremmo da fare, cioè. Se si fa colpire almeno un secondo. È Street Fighter. Ahia, l'ho fatto male. Ma questo ti fa male di più. Muori per cortesia e lasciami lavorare, grazie. Ormai il trucco lo conoscono anche i bambini. Quindi avventuriamoci nel cornicione, mannaggia la From proprio. Il cacchio, ho avuto questa brillante idea di passeggiare nei cornicioni. Sì, ma fai da bravo, che tanto ci muori. Su, che cazzo? L'ho detto prima che ci morivi. Ah, siete in due. Sì, vabbè, Shoryuken, vai a casa, va. Fammi la cortesia. Allora, anche questo pezzo è tristemente famoso. Quindi dovrò attrezzarmi a per affrontarlo nella maniera più tranquilla possibile. Ovvero, giocando ancora una volta al mio gioco preferito, Sniper Cucureddu. Li centro da 20 km e mi aspetto che mi raggiungano. Ma sono più cag... Ma questi sono più cagasotto di me e non si avvicinano. Adesso devo cercare di... Esatto. Farlo incazzare al punto da costringerlo a venire qua e ucciderlo brutalmente, come è giusto che sia. Adesso iniziamo a preoccuparci pure degli altri. Ripeto, lo so che non è la strategia più coraggiosa del mondo, però. Sì, se poi riesco anche a mirare con questo cazzo di. Ok. Non lo colpisco mai. Vabbè, ma Cucureddu, che mira di merda c'hai? Eh? Dimmi. Mamma mia. Sono un ingegnere per. No, ma lo sto colpendo, solo che non mi compare la. Guarda del danno, tanto vale continuare a colpire, no? Dovrà morire prima o poi. Adesso io devo tornare indietro prima che arrivi ad ammazzarmi. Prima che sia troppo tardi. Lui cacasotto come non mai, non si avvicina. Ok.
Sì, con calma, cucureddu. Oddio santo, quando l'intelligenza artificiale è di intelligente c'ha solo il nome. Madonna, sto stringendo il culissimo in una maniera che non ne avete idea. Lì c'è un baule, bastardo. Bastardo figlio di trota. Non fare cagate, cucureddu, non fare cagate. Bravissimo. Madonna. Madonna, cucureddu, sei un fenomeno dello stealth. Oh, bene. Respiriamo. Se ce n'è bisogno. Là, come cazzo ci arrivo? Boh, non lo so, non mi interessa. Sono vivo e questo è quello che conta. Ah, furbo tu! Cosa avevi in mente di fare? Eh? Rimanere nascosto lì alla coatta per uccidermi? Aspetta, ma... si può scendere. Per non si sa bene quale ragione, perché non c'è niente. Ok, ho visto che c'è la nebbia e quindi sappiamo che cosa ci aspetta più avanti. No, niente boss, c'è una leva. Il marchingegno non si muove, come sempre. Una costante. Madonna santissima, queste scale veramente. Anor Londo è a prova di disabile. È il caso di dirlo. Giriamo tutto l'ambaradan. Vediamo da che parte dobbiamo ubicarci. Ah, bene, abbiamo già ospiti. Uno non si può rilassare un attimo. Però gli ho fatto il grande culo con l'attacco aereo, quindi... Poi sei il gargoyle di prima, com'è possibile? No, non può essere il gargoyle di prima perché mi ha dato l'alabarda e l'elmo. Aspetta un po'. L'alabarda dubito di poterla usare, ma proprio dubito all'ennesima potenza. No, la posso usare, ma è una schifezza, quindi lasciamo perdere. Però l'elmo è un po' meglio del mio. Tanto vale approfittarne. Soprattutto ci siamo aperti lo shortcut. Vediamo più che altro adesso se è cambiato qualcosa giù. Perché magari ci si è aperto anche un passaggio giù. Ho visto che si è aperto un passaggio su prima di tutto. Però. E infatti. E chi c'è qua? È morto qualcuno a caso. L'ingegno non si muove e ci mancherebbe. Mamma mia! C'è il mondo qui. Vedo già qualcuno che mi lancia coltelli. Prego! Vi attendo con ansia. Ma questo è quello che si è suicidato prima. Ok. Mamma mia, è un esercito. Fa con le mani quando volete proprio, eh. Stronzissimo maledetto. Stronzo figliaccio della merda proprio. E vi ammazzo in cricca. No, lui è sopravvissuto. Bastardo. Devo bere, ma questi adesso mi accoltellano, quindi no. Mamma mia, i riflessi felini. Oh, stronzo, ecco. Non è che tu bevi e io no. Non si è mai visto, se non ti dispiace. Ecco, grazie. Depreda, 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 continua a depredare. Abbiamo qui, ah, qui c'è il drop che abbiamo recuperato dal lampadario che abbiamo schiantato dal piano di sopra, che è una stregoneria, che tanto noi non le usiamo le stregonerie. Madonna, vi massacro dal primo all'ultimo. Non mi massacrano prima loro. E che cazzo, sta diventando un massacro questo posto. E ce n'è ancora uno. Io già che ci sono pulisco il posto, che non si sa mai. Ma perché gli hai dato il calcio, Cucureddu? Perché? Perché fai una cosa intelligente e 20 stupide? E la Peppa! Ehi, un intero set! Questo sembra anche interessante, aspetta un po'.
ci guadagno in salute, proprio per caso di dirlo. Probabilmente non ci guadagnerò in equilibrio. E infatti siamo tornati ai bei vecchi tempi del Fatrol. No, forse è il caso di alleggerirsi un attimino. E sono diventato Suor Paola. Ok, però adesso faccio il Fatrol, il Midroll. Aspetta, forse c'è anche qualcosa di più leggero. Ecco, per esempio ci togliamo l'elmo. Esamina. So anche questo, ora che ci penso. E visto che siamo qui, tanto vale. Eccala. È diventato Alice nel Paese delle Meraviglie.